avanti, vieni qui e dammi una mano, figliolo. C'era una volta, molto tempo fa, un vecchio monaco che viveva in un monastero ortodosso. Si chiamava Pambe. E un giorno piantò un albero secco sul pendio di una montagna. Così, di punto in bianco. E poi disse al suo giovane allievo, un monaco di nome Johann Koloff, di innaffiare l'albero tutti i giorni, finché non fosse diventato verde. Metti qualche altra pietra qui. Comunque, ogni mattina presto, Johann riempiva un secchio d'acqua e usciva. Si arrampicava su per il pendio della montagna e innaffiava l'albero secco. E poi la sera, quando era già scesa l'oscurità, faceva ritorno al monastero. Continuò a fare così per 3 anni, finché un bel giorno, salendo sulla montagna, non vide che tutto l'albero era ricoperto di gemme fiorite. Di pure quello che vuoi, ma un metodo, un sistema ha il suo valore. Sai, a volte io mi dico che se ogni giorno, esattamente alla stessa ora, uno compisse la stessa azione come un rituale, nello stesso identico modo, sistematicamente, ogni giorno alla stessa identica ora, il mondo cambierebbe. Sì, qualcosa cambierebbe, senz'altro cambierebbe. Uno potrebbe alzarsi al mattino, diciamo alle 7 in punto, andare in bagno, prendere un bicchiere d'acqua dal rubinetto e gettarlo nella tazza del water, soltanto questo. Sarà una giornata molto lunga questa. È bello, no? Alexander. Sembra giapponese, un ikebana. Sto andando a casa tua a farti gli auguri per il compleanno. Ho ricevuto il tuo biglietto, sono molto onorato dell'invito. Ecco, questo è l'ultimo da consegnare. L'ufficio postale è chiuso. Ometto? Quelli che si presenteranno ora dovranno aspettare fino a domattina. Leggi! Io non ho gli occhiali, leggilo tu. Auguri di buon compleanno, caro amico Stop, il possente Richard. Saluta il buon principe Miskin, Stop. Iddio ti conceda salute, gioia e serenità, Stop, dai tuoi fedelissimi ed affezionati Richard. Gianni et idiotisti, Stop. Sì, sì, molto carino, sì. Uno scherzo, eh? Gli amici e i loro scherzi. Idiotisti, niente male, no? E Dio ti conceda gioia e serenità. Ma tu in che rapporti sei con Dio? In nessun rapporto, temo. Che vorresti dire? Ah, beh, potrebbe essere anche peggio. Eccoti qua, un famoso giornalista, autore teatrale, critico letterario, professore di estetica, che insegna agli studenti universitari. Ehi, il tuo lasso, vai a prenderlo, corri, corri. Saggista, perché scrivi anche saggi, ma tutto sempre così tetro. Che vuoi dire? Che significa tetro? Non dovresti essere sempre così smanioso. Non dovresti affliggerti tanto. Sempre così, in attesa di qualcosa. È importante questo. Non bisogna sempre aspettare qualcosa. Non bisogna aspettare qualcosa. Chi dice che io sto aspettando qualcosa? Tutti noi, certamente. Aspettiamo qualcosa. Prendi me, per esempio. Tutta la vita non ho fatto altro che aspettare qualcosa. E tutta la vita, infatti, l'ho vissuta come se fossi dentro una stazione ferroviaria. E ho sempre avuto la sensazione che tutto ciò che mi è capitato non fosse la vita vera, ma solo
l'attesa della vita vera, una lunga attesa di qualcosa di reale, di qualcosa di importante. Non è lo stesso anche per te? Sì, se è questo che volevi dire. Solo che non sapevo che a te interessasse questo genere di problema. E invece sì. Mi interessa come, purtroppo. A volte mi vengono delle idee molto strane, sai. Sì, dico sul serio. Come quelle di quel nano, per esempio. Sì, quel nano famoso. Come si chiama? Ma quale nano? Senti, sei riuscito a confondermi completamente le idee. Lo sai chi intendo dire? Quello gobbo, Nietzsche. Ma sì, quello che fa svenire Zarathustra. Svenire? Ma di che cosa stai parlando? Ma di un po'. Tu lo conosci, Nietzsche? No, non personalmente. Devo dire che non l'ho studiato proprio a fondo. Però mi interessa. Non posso negarlo. Ah, sì? Sì, a volte mi vengono in mente delle stupidaggini, sai, tipo la rotazione eterna, ecco. Noi viviamo, abbiamo i nostri alti e bassi, speriamo. Siamo in attesa di qualcosa. Speriamo, perdiamo la speranza, ci avviciniamo alla morte. Finalmente la morte arriva, moriamo, rinasciamo di nuovo, ma non ci ricordiamo di niente. Sì, e poi tutto ricomincia. Da zero. Non in maniera proprio identica, ma appena un pochino diversa, ma ugualmente disperata. E noi non sappiamo perché. Sì. Dico sul serio, sai, è letteralmente la stessa cosa. La replica successiva dello stesso spettacolo, per così dire. Già. Ma se fossi stato io il creatore, credo che avrei fatto le cose allo stesso modo. Tu non lo trovi comico tutto ciò? Ma io l'ho già sentita questa storia. Non è nuova, non l'hai certo inventata tu. Tu credi veramente che l'umanità sia capace di creare un concetto universale? Una specie di modello, per così dire, della legge assoluta e dell'assoluta verità. Sarebbe come cercare di creare un nuovo universo, di essere un demiurgo. E tu vorresti dirmi che credi davvero al tuo nano, alla tua rotazione? Sì. A volte ci credo. Veramente. E se io ci credo veramente... Così sarà. Credi che è stato dato. E così sarà dato anche a te. Ma adesso credo che dovrò andare a casa. È tardi, devo ancora pensare a un regalo. Ma no, non è necessario. Questo è un giorno molto importante. Sarai sepolto dai telegrammi. Au revoir! Che cosa borbotti? In principio era il verbo. Ma tu sei muto. Muto come un pesce. Come un salmone. Ma guarda un po', bambino mio, ci siamo perduti. E ora quale sarà la strada giusta? Anche l'umanità è su una strada sbagliata. Una strada pericolosa. Guardate, è inutile parlare. Come è stato ultimamente? Tu, normale? Credo di sì. In che senso? Lavoro molto. Non mi piacciono i suoi monologhi. Alexander! Oh, dottore, aspetta, vengo io da voi. Voi non siete attrezzati per la giungla africana. Che schifo, tutti questi serpenti. Non è per niente facile, sai. Eccoci salve, qua. Bene arrivato. Tanti, tantissimi auguri. Grazie. E tu, giovanotto, come stai? Non trovi difficile mantenere il silenzio?
Penso proprio di sì. Ma beato te, sai. Dover socializzare è un grosso peso. Non tutti lo sopportano. Il mio bimbo coraggioso. Perché mio? Nostro, semmai. Lo sai che fa i gargarismi? E va anche a letto da solo. I gargarismi? Ah, questo è niente. Pensa come si è comportato bene durante l'operazione. Lui è già proprio un ometto in tutto e per tutto. Adesso apri la bocca, avanti, apri. Direi che va bene. Continua così e tra una settimana parlerai. A proposito, lo sapevi che Gandhi un giorno alla settimana non parlava con nessuno? Per tutta la vita. E perché? Probabilmente perché era stufo della gente. Vogliamo andare, Victor? E così oggi hai abbandonato i tuoi pazienti. E come siamo eleganti. Questa è una giornata in cui bisogna essere all'altezza della situazione. Il tuo regalo è nel portabagagli, lo avrai all'ora di pranzo. Oh, ancora regali. Sarebbe ora di andare a casa. Sì, certo, tutti quanti, come no. Ma voi due prendete pure la macchina, io e il mio ometto veniamo a piedi. Dobbiamo finire la nostra chiacchierata, vero ometto? Ma non venite troppo tardi, eh? Va bene, bimbo mio? È già quasi tutto pronto. Ti ho mai detto come tua madre e io trovammo questo posto? Capitammo qui durante un viaggio, a te neanche si pensava ancora. Era la prima volta che venivamo e non avevamo neanche una mappa, l'avevamo dimenticata. Per di più avevamo finito la benzina. Già, ci fermammo da queste parti e poi proseguimmo a piedi. Ci eravamo proprio perduti. E poi cominciò a piovere, una pioggerellina gelida, fastidiosa. Arriviamo laggiù, a quella curva, vicino a quegli alberi, là in fondo. Quando ecco che esce il sole. Aveva smesso di piovere. La luce era abbacinante. E allora vedemmo la casa. E provai una grande tristezza per il fatto che io, voglio dire che noi, non vivessimo lì. In quella casa in mezzo ai pini, così vicino al mare. Era bellissima. Sentivo che se avessi vissuto lì sarei stato felice fino alla morte. Eh? Cosa c'è? Non avere paura, bimbo mio, non esiste la morte. Esiste la paura della morte, una paura terribile che a volte induce persino la gente a fare cose terribili. Sarebbe tutto molto diverso se non avessimo più paura della morte. Eh? Ma io ti stavo parlando di altro. Ah, sì. Come stavo dicendo, eravamo incantati dalla straordinaria bellezza del luogo e della casa. Non riuscivamo a staccarcene. La serenità, la quiete. E ci sembrò subito evidente che quella casa fosse stata fatta per noi. E risultò anche che era in vendita, un vero miracolo. Così tu nascesti in quella casa. Ti piace almeno? Ti piace la tua casa, ometto mio? L'uomo si è sempre difeso, sempre. Si è difeso dagli altri uomini, dalla natura. E ha costantemente violentato la natura. Il risultato è una civiltà fondata sulla forza, la sopraffazione, la paura, la dipendenza. Tutto ciò che il nostro progresso tecnico ci ha portato è un po' di comodità, un più alto standard. E strumenti di violenza per mantenere il potere. Siamo come selvaggi. Usiamo il microscopio come se fosse un manganello. No, anzi peggio. I selvaggi hanno più spiritualità. Appena facciamo un'importante scoperta scientifica, noi la poniamo subito al servizio del male. E quanto allo standard di vita, una volta un saggio disse che il peccato è tutto ciò che non è necessario. Se questo è vero, allora tutta la nostra civiltà è fondata sul peccato, sul non necessario, dall'inizio alla fine. Ci siamo creati una spaventosa disarmonia, uno squilibrio, per così dire, tra il nostro sviluppo materiale e quello spirituale. La nostra cultura è inadeguata. La nostra civiltà è fondamentalmente sbagliata, figlio mio. Tu mi dirai che gli uomini dovrebbero studiare il problema e trovare tutti insieme una soluzione. Certo, si potrebbe fare se non fosse tardi. Già troppo tardi.
Dio, sono così stanco di queste chiacchiere. Words, words, words. Boh. Ora hai capito che cosa voleva dire Amleto? Era stanco di tutti i ciarlatani. E lo sono anch'io. Ma perché dico queste cose? Se solo qualcuno smettesse una volta tanto di parlare, una volta tanto incominciasse a fare qualcosa. O almeno cercasse. Ometto? Figlio mio, dove sei? Che magnifica raffinatezza. Quanta saggezza e spiritualità e quanta infantile purezza e innocenza anche. Profonda e virginale nello stesso tempo. Oh. È incredibile. Come una preghiera. Tutto questo è andato perduto. Non siamo più neppure capaci di pregare. Ho avuto una pessima giornata. O meglio ancora, una giornata di cui ho perduto il controllo. Beh, tante grazie, Victor. Uno splendido libro. Grazie del vino anche, lo berremo più tardi. E grazie soprattutto di essere venuto. Hai mai avuto la sensazione che la tua vita fosse un fallimento? No, perché? C'è stato un periodo in cui l'avevo spesso quella sensazione. Ma da quando è arrivato il mio ometto, tutto ciò è cambiato. Non tutto a un tratto, si capisce, ma un po' alla volta, a mano che cresceva. Sono molto attaccato a quel bambino. Anche troppo, temo. Eppure c'è qualcosa che mi irrita in tutto questo. Io mi sono preparato per una vita più alta, per così dire. Ho studiato filosofia, storia delle religioni, estetica. E ho finito col mettermi in catene con le mie mani. Sì, di mia spontanea volontà. Però allo stesso tempo sono felice. Oggi, per esempio.
che è successo oggi? Ho ricevuto un telegramma dai miei amici. Lo hanno firmato per scherzo Ricciardiani e Idiotisti. Sono amici di teatro, abbiamo recitato insieme Shakespeare e Dostoevsky. Io me lo ricordo. No. Di che cosa ti ricordi? Mi ricordo di quegli spettacoli. Ma figurati, dai. Ti dico di sì. Mi ricordo che facevi cadere quel vaso dal vassoio e lo rompevi. E che avevi gli occhi pieni di lacrime. Me lo ricordo benissimo. Anche il vaso ricordo. Era bianco ed era pieno di fiori azzurri. Se lo ricorda davvero, era proprio così. Però quelle mie lacrime non volevano dire nulla. Mi era andata qualcosa nell'occhio e mi faceva male. Non credevo che ce l'avrei fatta ad arrivare alla fine dello spettacolo. Ah, Alexander era fantastico nel ruolo del principe Mishkin. Fu il ruolo che lo lanciò. E poi... poi abbandonasti tutto. Il teatro, tutto quanto. Buttasti via tutto dopo il Riccardo III e l'idiota. Non ho mai capito perché... Cosa tutto quanto? Che cos'è il tutto quanto che avrei buttato via? Ma il teatro. Tutto quanto. Il successo. E questo che vuoi dire? Soltanto che il teatro non è tutto. Io non ne potevo più, ecco cos'era. Perché? Non capisco. Beh... è che sulla scena cominciai a sentirmi imbarazzato. Mi vergognavo di impersonare altra gente, di vivere emozioni altrui, ma il peggio era che mi vergognavo di farlo con sincerità. Fu un critico ad accorgersene per primo. Però la cosa era maturata gradualmente. Vorresti dire che un attore non può ritenere intatto il proprio io? Che deve perdere la propria identità? No, non esattamente. Quello che voglio dire è che l'identità di un attore si dissolve nei ruoli che interpreta. E io non volevo che la mia identità si dissolvesse. Sentivo che c'era qualcosa di peccaminoso in quella professione, qualcosa di femminile, di irrisolto, di debole. Certo, femminile. È questo che è peccaminoso. Siccome a me piacevi come attore, hai smesso, ecco come stanno le cose. Non lo so, è probabile. È sicuramente così. Io ho solo detto che è probabile. Tu vuoi sempre avere l'ultima parola. Per favore, non oggi. Quella sarà la sua morte. È il compleanno di Alexander oggi. Grazie della difesa, Victor. Grazie tante. Per dirla in soldoni, prima fece di tutto per sedurmi col teatro, poi mi portò via da Londra e infine mi abbandonò. Perché no? Mi piaceva essere la moglie di un famoso attore. Chiedo scusa, ma non ci vedo proprio niente di male. E quella chi è? Senti, Alexander, io presto partirò. Te ne vai? Sì, lascio tutto. È successo qualcosa? Mi hanno offerto la direzione di una clinica in Australia. Ma sei impazzito? Dopo mi racconterai tutto. È Otto il postino. Sta portando qualcosa. Giulia! Sta arrivando il tuo bello! Buonasera. 100 di questi giorni. Grazie. Eccomi qua, con una specie di regalo per te. Grazie, ti ringrazio tanto. Ma che cos'è? Non credo che ce la farò da solo. È una carta geografica dell'Europa, della fine del XVII secolo. È originale?
Come può essere originale? Sarà una copia, una riproduzione? No, ma niente affatto. È autentica invece, originale. Ma chi avrebbe potuto... Com'è possibile? È bellissima. Bisogna portarla dentro. Avanti, su. Ma è un regalo troppo prezioso. Io non so se posso accettare. Ah, figuriamoci, ma cosa dici? Dico che è troppo, è veramente troppo, Otto. Magari per te non è un gran sacrificio. Ma perché non dovrebbe essere un sacrificio? Certo che lo è. Certo, ogni dono che si fa costa un sacrificio. Altrimenti che razza di dono sarebbe? Scusate, scusatemi. Otto. Scusi? Mi chiamo Otto. Ah, mi scusi, Otto. Che cosa ci fa da queste parti? Come ci si trova? So che non è da molto che si è trasferito qui. Una sigaretta? Una volta capitai all'obitorio e vidi un cadavere sezionato per l'autopsia che aveva fumato per tutta la vita. Mi fecero vedere i suoi polmoni. Da quel giorno non ho più fumato. Sì? Hai sentito, Alexander? Comunque, sì, lei ha ragione. Sono soltanto 2 mesi che vivo qui. Prima di allora ero insegnante di storia in un ginnasio, ma quando sono andato in pensione mi sono trasferito qui. E ora eccomi qua. Adesso ho meno spese e più tempo da dedicare alle cose che mi interessano. Mia sorella viveva da queste parti, ma ora è morta. So che è impiegato all'ufficio postale. Sì, sì, faccio il postino, ma non a tempo pieno, solo quando sono libero. Salve, Maria. Ho finito di sistemare tutto, signora Adelaide. Se lei crede, posso andare. Sì, sì, Maria, grazie. Ah, ecco, magari potresti far scaldare i piatti. Giulia poi farà il resto, va bene? Sì, signora. Metterò subito a far scaldare i piatti. Io farò scaldare i piatti e poi posso andare? C'è qualcos'altro da fare? No, no, puoi andare. Giulia è ancora qui. Ah, un'altra cosa. Puoi mettere le candele a tavola? Dopo puoi andare. Il vino lo hai aperto, vero? No. Allora aprilo. E dopo puoi andare. Allora i piatti, le candele e il vino. Siamo vicini, io e lei. Ci conosciamo. Congratulazioni. Viene dalla mia stessa città. È qui da qualche anno. Ah, sì? È un po' bizzarra. Chi? Maria. Sì, Maria. A volte mi fa paura. Deve essere stato bello il tempo in cui gli uomini credevano che il mondo fosse così. Questa Europa somiglia sempre più a Marte. Voglio dire che non ha alcuna attinenza con la verità. No. Però la gente viveva allora. E neanche tanto male. Ah, un momento, in che anno siamo? Adesso? 1392. Sarà meglio mettere via la carta. Otto, viene ad aiutarmi? Ho la sensazione che nemmeno le nostre carte geografiche abbiano alcuna attinenza con la verità. Quale verità? Tu non fai altro che continuare a parlare della verità. La verità? Che cos'è la verità? Non esiste una cosa del genere. Noi guardiamo, ma non vediamo nulla. Ecco, qui c'è uno scarafaggio. Uno scarafaggio? Par exemple, madame. Oh. Excusez-moi. Ecco, qui c'è uno scarafaggio che corre intorno a un piatto ed è convinto di seguire una strada con un obiettivo preciso. Lei che ne sa di ciò che pensa uno scarafaggio mentre corre intorno a un piatto? Potrebbe essere una sorta di rituale. Ah, certo. Un rituale tutto suo. Ah, potrebbe, certo. Potrebbe.
tutto potrebbe essere. Altrimenti ci resta soltanto una verità. La verità. Posso aiutare? No, no, non occorre. Ecco, mettiamola qui. Otto, avanti. È proprio una carta fantastica. Sono contento che ti piaccia. È una carta di prim'ordine, sì. Dov'è il bambino? Mamma, dov'è Ometo? Non lo so, era qui un momento fa. Vado a cercarlo. No, no, no. Mi è sembrato un po' triste. C'è qualcosa che non va. Io ritorno subito. Il pranzo è pronto. Ha detto che ora ha più tempo per le cose che la interessano. Che voleva dire? Cosa? Sta tranquilla. Era qui un momento fa, l'ho visto anch'io. Io sono una specie di collezionista. Davvero? Che vuol dire una specie? Non so come altro dire. Io colleziono piccoli accidenti. Cose inesplicabili che tuttavia sono vere. Però mi occorre molto tempo per raccogliere le prove e dimostrare che sono proprio vere. Devo spesso viaggiare e questo costa molto denaro. Ecco perché faccio il postino. Anche. Che vuol dire inesplicabile? Peccato che il bambino non sia qui. Adora questo genere di storie. Ah, sì? Veramente? Però io continuo a non capire niente. Beh, per esempio. No, questa no. Ah, senta questa. È successa prima dell'ultima guerra. A Königsberg c'era una vedova che viveva con suo figlio. Ma poi scoppiò la guerra e il figlio, che aveva 18 anni, fu arruolato. I due decisero di andare insieme da un fotografo per una foto ricordo. Madre e figlio si fecero fotografare l'una accanto all'altro. Poi il ragazzo... fu spedito al fronte e qualche giorno dopo venne ucciso. Signore Dio. Travolta da quella terribile tragedia, la vedova naturalmente dimenticò di ritirare la foto che aveva ordinato. Naturalmente? Ma come poteva dimenticare una cosa del genere? Non ha importanza questa. No, la ragione per cui dimenticò non ha molta importanza. Il fatto è che la nostra vedova non andò mai a ritirare quella fotografia. La guerra finì e la donna si trasferì in un'altra città, lontana dai suoi ricordi. Senza nemmeno provare a rintracciare il fotografo. Era la sua ultima foto con suo figlio. Ma sta un po' buona. Scusami. Mamma. Hai ragione, sto zitta. Scusi, Otto. Ma si figuri. Tanti anni dopo. Mi pare che fosse il 1960. La nostra vedova si recò da un fotografo per farsi una foto ritratto da regalare a una sua amica per ricordo. Si fece la fotografia e quando le consegnarono le copie vide che non c'era soltanto lei nell'immagine, ma c'era anche il figlio morto, così com'era a 18 anni, mentre lei, la madre, aveva l'età che aveva al momento in cui l'avevano fotografata. È andata proprio così, come ce l'ha raccontato lei. Sì. È andata così. E lei come ha verificato? Ho parlato personalmente con la donna. E ho anche una foto che la ritrae nel 1960 insieme al figlio in divisa nel 1940. Oh, signore Dio. Ho anche una copia del certificato di nascita del figlio e una copia autenticata del suo certificato di morte. Non ci sta prendendo in giro?
Ne ho collezionati circa 300 di casi simili. 284, per essere proprio esatti. Noi siamo proprio ciechi. Non vediamo nulla. Che cosa è stato? Voi che ne dite? È malato. No. Non ho niente. È stato un angelo cattivello che mi ha sfiorato con le ali. Non è il caso di scherzare con noi, signor Postino. Ci sono scherzi e scherzi, signor dottore. E queste non sono cose su cui scherzare. Which of you has done this? The Lord's. Maria. Chi l'ha fatto quello? Il
bambino. Il bambino? Davvero? A proposito, dov'è? È di sopra. Nella sua stanza, credo. Ah. Meno male. Ma cos'è quello? Lo ha fatto per lei. Il regalo per il suo compleanno. È stato lui e Otto, il postino. Lo hanno costruito insieme. Non dica che gliel'ho detto, signor Alexander. Voleva farle una sorpresa. Io vado adesso. Auguri. Torna in casa. C'è umidità. Thank you.
lasciarsi influenzare dal buon senso. Ordine e organizzazione. Nient'altro, bravi cittadini. Soltanto ordine. Ordine contro questo caos. Io vi supplico. Faccio umilmente appello al vostro coraggio e, a dispetto di tutto, al vostro buon senso. Purtroppo. Vogliamo mangiare ora? Il bambino dorme, devo svegliarlo? Abbiamo una base missilistica con 4 testate nucleari. Ed è assai probabile che queste testate, con conseguenze molto tragiche, ma che cos'è? Verranno usate contro di noi. Le comunicazioni possono essere interrotte in qualsiasi momento, ma io sono riuscito a dirvi le cose più importanti, miei cari connazionali. Ognuno di voi resti dove si trova, poiché non esiste luogo in Europa più sicuro di quello in cui siete ora. Vi ripeto che tutti noi siamo stati costretti in questa situazione. Tutti i distretti verranno posti sotto il controllo di speciali reparti militari, cosicché voi tutti potrete. Ma non sarà mica che... Facciamo qualcosa. Aspettato questo. Tutta la vita in attesa che succedesse questo. Mi toccare, fa qualcosa! Voi uomini, perché non fate qualcosa? Perché non fate qualcosa? Oh!
Ti prego. Il bambino dorme, non dobbiamo assolutamente svegliarlo. Su. No. Calma. Guardi, su. È tutta colpa mia. Questo è il mio castigo. Figlio mio. Su, il bambino dorme. Figlio mio. Non è il caso di svegliarlo. Alexander! Dov'è? Su. Giulia! Giulia! Non fare così. Dai a prendere il bambino, Alexander! È possibile che non capisci? Giulia! Giulia, mi porti la mia borsa, è sul pianoforte. No! No! Su. Dio mio. La metta sul tavolo. Ti prego, Alexander. Su, su, un goccetto. No. No. Lasciami adesso, tenta di lasciarmi! Grazie! Oh, mio Dio! Magari più tardi. Oh, Dio! Venga, dai, dai. No! Alexander, non ce la faccio più. Non so più sopportarlo. No, non ce la faccio. Ti prego, ti prego. Ti prego. No. 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 No, 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 no. Su, 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 su. No, no. 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 Giulia, la vuole anche lei? No, a me no, non occorre. Come credi. Però è proprio necessaria. Ed è del tutto innocua. Sarà molto più facile per tutti noi se te la fai. No, io non voglio, non voglio. Alexander, tu vuoi? No, no, preferisco farmi un bicchierino. Però non bere troppo. Starai peggio. Otto. No, non si preoccupi. Grazie, ma non ne ho bisogno.
Giulia, dobbiamo salire dal bambino ma senza svegliarlo. L'accompagno io. Giulia resterà qui con la mamma. Dormi, dormi adesso. Torniamo subito. Morto. Il telefono è morto. Oh mio Dio. Perché facciamo sempre il contrario di quello che vogliamo? Sempre. Io ho sempre amato solo un uomo. E ne ho sposato un altro. Perché? Vuole qualcosa da bere? No, no. Niente, grazie, Otto. No. Forse ora ho capito. Semplicemente non vogliamo dipendere da nessun altro. Quando due persone si amano, non lo fanno allo stesso modo. Ce n'è una che è più forte e una che è più debole. E quella più debole è sempre quella che ama senza calcolo, senza riserve. Mi sento come se mi fossi appena svegliata da una specie di sogno. Dopo aver vissuto un'altra vita. Non lo so perché, ma io ho sempre fatto resistenza. Ho lottato contro qualcosa. Mi sono sempre difesa. Come se ci fosse qualcuno dentro di me che diceva: anche se è la verità, non devi confessarla a nessuno. A nessuno. Oh mio Dio, ma come si può essere così stupidi? Meno male che finalmente l'hai capito. Come ti senti? Va meglio adesso? Sì, ho capito. Anche se un po' tardi. Ma adesso che cosa facciamo? Il telefono non funziona, naturalmente. Potremmo metterci in macchina e andare al nord, dove è più tranquillo. Ma non servirebbe. No. Dovunque è la stessa cosa. Nessuno sa dove sta il peggio. No, no. Resteremo qui. Su, su, coraggio. Piano, non ti sforzare. Resteremo dove siamo. Aspetteremo qui. Victor.
ci metteremo a tavola. Chiedo scusa, ma io devo andare. Ora ho una faccenda da sistemare. Dove stai andando, Marta? Giulia, ora sveglia il bambino. È un giorno speciale questo. Dobbiamo stare tutti insieme. Per favore, smettila. Giulia, hai sentito cosa ho detto? È meglio non svegliarlo. Giulia. Io non voglio svegliarlo. Non ho nessuna intenzione di farlo. E non ho intenzione di permettere che lo svegli qualcun altro. Sta dormendo. Noi non possiamo svegliarlo. Lo spaventeremo e basta. Può succedere di tutto mentre lui dorme. Lasciamolo stare, così non saprà mai che cosa è successo. Glielo chiedo per favore, signora, non lo spaventi. Se deve tormentare qualcuno, se la prenda con il signor Alexander. Oppure se la prenda con me, se lei preferisce. Lei proprio non può vivere senza far soffrire qualcuno. Ma io non le permetterò di tormentare quel bambino. Bambina mia dolcissima. Perdonami. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da questi tempi spaventosi. Fa che non muoiano i miei figli. Non muoiano mia moglie, Victor. Tutti quelli che ti amano e che credono in te. Tutti quelli che non credono e che non ti amano perché sono ciechi.
non si sono mai rivolti a te. Perché ancora non sanno che cosa vuol dire essere davvero infelici. Tutti quelli che in questo momento hanno perduto le loro speranze, il loro futuro, la loro vita e anche la possibilità di arrendersi al tuo volere. Tutti quelli che sono presi dal terrore e che sentono avvicinarsi la fine. Tutti quelli che temono non per se stessi, ma per quelli che amano. E ai quali nessuno come te può offrire protezione. Perché questa guerra è definitiva. L'ultima che si combatterà. Perché a questa guerra non sopravviveranno né vincitori né vinti. Finiti la città, gli alberi, il verde, le sorgenti d'acqua fresca, gli uccelli dell'aria nel cielo. Io ti darò tutto quello che ho. Rinuncerò alla mia famiglia che adoro. Rinuncerò alla mia casa, anche al mio piccolo ometto. Diventerò muto, non scambierò più parole con nessuno. Sono pronto a rinunciare a tutto ciò che mi tiene legato alla vita. Se soltanto tu farai tornare le cose come erano prima, come erano ieri, stamattina. Lascia che io mi liberi di questo insopportabile, disumano terrore che mi attanaglia. Rinuncio a tutto. Signore, aiutami. Ti prego, cancellami se vuoi. Victor, vieni qui. Aiutami.
figlio mio. Cosa c'è? Scusami, se ti ho svegliato. Stavi dormendo? Che c'è? Che cosa è successo? Sono venuto a dirti che c'è ancora una chance. Una chance? Che genere di chance? Una chance, una speranza. Che genere di speranza? Che cosa ti prende? Non mi prende niente. Maria può risolvere. Maria! Maria... Quale Maria? Cosa può risolvere? Tu devi andare subito da lei e fare di tutto per convincerla, hai capito? Ma dove devo andare? Chi dovrei convincere? Entra, ti do un cognac. Io ne ho preso uno e sto meglio. Ma che ore sono? Quanto tempo ha dormito? Non si dovrebbe bere il cognac in bicchieri così pieni. È cognac molto buono quello. Dove sono gli altri? Stanno dormendo? Sono di sotto, seduti intorno al tavolo. Ti vogliono tutti molto bene. Seduti intorno al tavolo? Devi andare da Maria. Subito. Ma quale Maria? Non potresti esprimerti in maniera più chiara? Maria, la conosci? È una delle tue donne di servizio. Sì, va bene, ti spiegherò tutto più tardi. Ma... Non devi mettermi fretta. Nessuno ti sta mettendo fretta, santo Dio. Perché devi sempre girare intorno alle parole? Abita in un cascinale sull'altra riva del lago, proprio dietro la chiesa, quella sconsacrata. Ma chi? Chi? Io non sto parlando di chi, sto parlando della chiesa sconsacrata. Sì, ma io voglio sapere chi ci abita. Non della chiesa. Che cosa c'entra la chiesa in tutto questo? Come chi ci abita? Ci abita Maria, la tua donna di servizio. Come devo dirtelo? È da mezz'ora che ci sto provando. Ma non potresti fare un po' più di attenzione? È molto importante, sai.
Ma che vuol dire fare attenzione? Io lo so dove abita, me lo ha fatto vedere mia moglie. Io credo che... Sì, ho capito. È comprensibile, ti assicuro. Ecco, mi siederò qui, accanto a te. Che stavi dicendo della donna di servizio? Sì, la tua donna di servizio. Hai sentito? Che cosa? Che cosa è stato? Non ne ho idea. Non ne ho idea. A me sembrava della musica. Ad ogni modo, tu devi andare da Maria. Perché dovrei? Tu non vuoi forse che tutto questo abbia fine? Che cosa deve aver fine? Io non ti seguo. Tutto. Tutto, tutto, tutto quanto. Santo cielo, Otto. Capisci? Così tutto finirà. Otto. Sì, tu devi andare da Maria e andarci a letto. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che tu devi andare a giacerti a letto con Maria. Ma come giacermi con Maria? È molto semplice, è una donna che vive sola. E se tu hai anche il minimo desiderio che tutto questo abbia fine, ti dico che cesserà immediatamente, vedrai, scomparirà immediatamente. Ma questa è una pazzia, Otto. Santo Dio, Otto. Tu non capisci niente. Ti dico che è la verità, una verità sacra. Quella ragazza è dotata di facoltà molto particolari, l'ho constatato di persona, è una strega. In che senso è una strega? Nel senso migliore, sta tranquillo. Mi prendi in giro? Che cos'è, un altro dei tuoi scherzi nicciani? C'è forse qualche altro modo di uscirne? Non esistono alternative. Nessun altro. Quale alternativa, Otto? Quale alternativa? Di che cosa stai parlando? Sarà meglio che vada ora. Ti ho lasciato la mia bicicletta. Laggiù. Dietro al garage. Non prendere la macchina, ti sentirebbero. Ti ho già messo la scala contro il suo balcone. Va da Maria. Però fa attenzione. Ci sono due raggi rotti nella ruota anteriore della bicicletta. Una volta mi ci sono impigliato i calzoni. Per poco non cadevo nell'acqua. Ma che calzoni? La gamba destra. Cerca di fare attenzione. Hai capito finalmente quello che ti ho detto? Senti quello che sto dicendo? Sì, perché? No, no. No, mai. Mai. Io preferisco Piero della Francesca.
perché lasciare il teatro? Secondo me quello che intendeva dire Alexander è che è strano che una persona, per propria scelta, cerchi di trasformarsi in un'opera d'arte. Di solito il risultato di ogni sforzo poetico è talmente lontano dal proprio creatore che a volte è difficile credere che un capolavoro sia opera di un uomo. Ma per quanto riguarda l'attore è esattamente il contrario. In questo caso è il creatore stesso a costituire la propria opera d'arte. Questo non è normale, è una mania. Chiedo scusa. Torno subito. Non tardare troppo, per favore. Quanto gas c'è rimasto? Quanto durerà ancora? Non lo so, signora, devo guardare. Hanno portato delle bombole nuove la settimana scorsa. Non ti ricordi? Giulia, vieni qui con noi. Thank you.
È successo qualcosa? Ma perché se ne sta lì? Entri. Per puro caso che l'ho sentito bussare. Il kerosene era finito e così mi ero alzata per riempire la lampada. Perché non dice niente? Cosa è successo? Forse qualcosa a casa? È successo ancora qualcosa a casa sua. Non è così? Ma lei non ha il televisore? Sì, uno piccolo, ma si è spento verso le 11 e non si è più riacceso. Che cosa ha fatto alle mani? Sono caduto dalla bicicletta. Lei è venuto in bicicletta? Sì, esatto, e sono caduto. Venga. Non può andare in giro con le mani così sporche. Questo preludio lo conosco da quando ero bambino. Mia madre ne andava pazza. Ai tempi in cui non ero ancora sposato, ci andavo spesso da mia madre in campagna. Quando era ancora viva, voglio dire. La sua casa, un piccolo cottage
Era in mezzo a un giardino, un piccolo giardino, completamente abbandonato, pieno di erbacce. Nessuno se ne occupava più da anni. Anzi, io credo che non ci fosse mai entrato nessuno. Mia madre già allora era molto malata e non usciva quasi mai di casa. Eppure quel giardino così maltenuto aveva qualcosa di molto bello a modo suo. Sì, e ora so che cos'era. Quando faceva bel tempo, lei si sedeva alla finestra a guardare il giardino. Lo faceva spesso, aveva persino una poltrona speciale davanti alla finestra. Poi un giorno io decisi di rimettere un po' tutto in ordine. In giardino, intendo dire. Volevo falciare il prato, bruciare le erbacce, potare i rami degli alberi. Sì, insomma, volevo fare qualcosa che fosse di mio gusto, con le mie mani. Tanto per far piacere a mia madre. E per 2 settimane di seguito lavorai in giardino con falcetto e cesoie, scavando, tagliando, tosando. Ripulii tutto. Col naso letteralmente al livello del terreno. Feci di tutto per completare il lavoro il più presto possibile. Mia madre peggiorava. Era confinata a letto. Ma io volevo che potesse sedersi nella sua poltrona e vedere quel suo nuovo giardino. E così, quando ebbi finito di sistemare, di riordinare tutto, andai a farmi un bagno. Mi misi della biancheria pulita, una giacca nuova, persino la cravatta. E andai a sedermi nella sua poltrona per guardare tutto come attraverso i suoi occhi. Già, ecco, stavo seduto lì e guardavo il giardino dalla finestra. Io mi ero predisposto a una cosa bella. Insomma, guardai fuori dalla finestra e mi accorsi cosa era successo. Dove se n'era andata tutta la bellezza? Tutta quella naturalezza. Era disgustoso. Perché restavano solo i segni di un'orribile violenza. Ricordo che una volta, quando era ancora piccola, mia sorella andò dal barbiere e si fece tagliare tutti i capelli. Era la moda allora. Aveva dei capelli incredibilmente belli, del colore dell'oro, come Lady Godiva. Tornò a casa fuori di sé dalla gioia. Ma quando mio padre la vide, si mise a piangere. Più o meno era successa la stessa cosa
col giardino. E sua madre? Sono già le 3. Non ci sarà tempo. E sua madre riuscì a vederlo? Maria. La mia presenza qui deve essere molto sgradevole per te. Magari vorresti andare a dormire. Che vuole dire? Che vuole dire? Tu potresti amarmi, Maria. Che cosa sta dicendo? Maria, ti supplico, salvami. Salva tutti i miei. Io so chi sei tu, me lo hanno detto. Ti prego. Sì, salvaci tutti, ti prego. Che cosa sta dicendo? Vada. Vada a casa ora. Vuole che venga con lei. Anch'io ho una bicicletta. Non ucciderci. Salvaci, Maria. Ma cosa fa? Poverino, perché, Dio mio? Poverino, non aver paura. Cosa c'è? Chi ti ha spaventato? Sta calmo, io capisco. È successo qualcosa a casa. Io la conosco, quella. È cattiva. La conosco. Ti hanno fatto del male. Ti hanno spaventato. Non aver paura di niente. Andrà tutto bene. Sta tranquillo. Non aver paura di niente. Andrà tutto bene. Povero caro, non è niente, non devi aver paura. Calmati adesso, qui non ti succederà niente, sei al sicuro qui. Non piangere, andrà tutto bene. Abbracciami. Sì. Mio povero caro, sta tranquillo. No, no. Che cosa c'è? No, no.
No, non posso. Calma. Su. Calmati. Bevi questo. Ecco, su. Chi ti ha spaventato così? Alexander. Chi è, Martin? Sì, chi è? Sei tu, Alexander? Certo che sono io. Hai qualcosa nella voce? Quasi non ti Mi senti meglio adesso? Sì, adesso ti sento. Volevo solo chiederti se c'è l'editore. Sì, certo che c'è, Alexander. Ma non credo che possa vederti oggi. Non hai idea della situazione che c'è qui. Ma tu avevi un appuntamento con lui la settimana prossima. Sì, ma non importa. C'erano un paio di cose che volevo. Non importa. Richiamerò domani. Va bene, d'accordo. Ah, senti. Ah? Tanti auguri, eh? Per che cosa? Ah, già. Sì. Thank you.
Mamma, tu lo sapevi che il nostro Victor parte per l'Australia? Ma che dici? Per l'Australia? Sì, e dice che non tornerà mai più. Gli hanno offerto una clinica laggiù. L'ho saputo ieri. Vero, Victor? Che hai da ridere? Non sto ridendo. Quando lo hai deciso questo? In Australia. Devi essere impazzito, credo. Non so perché è venuta fuori l'Australia. Non lo so. Ma non ha importanza. Sono stufo tutto qui. Va bene, ma che cosa ne sarà di noi? E Alexander? Ma è proprio di voi che sono stufo. Soprattutto, questo è il guaio. Stufo di farvi da infermiere. Da infermiere e da custode. Stufo di pulirvi il naso. Victor, ma che cosa dici? Pardon? Sei impazzito! Permettete che fumi? Marta, via di qua, vattene! Vattene, avanti! Santo Dio, mamma, non sono una bambina. Di a tuo padre di scendere a fare colazione. Sarà sveglio ormai. Sì, ma... Ti ho chiesto troppo, forse? Va bene, vado. Lo vedi com'è? Un egoista. Io non ti lascio partire, Victor. Non so che ne pensa la mamma, ma io non ti lascerò andare. C'è qualcosa che non va. Lasciare me e Marta e il bambino anche. Ma Alexander è il tuo amico e sempre lo sarà. Lui ha bisogno di te. Ha una moglie che può benissimo occuparsi di lui, quantomeno dovrebbe. Ha una famiglia, una bellissima casa e un figlio che adora. Sì, tutto perfetto. Giulia, porta la giacca alla signora, fa un po' fresco. Grazie del pensiero. Figlio, figlio mio, dove sei? Guardate, si è chiuso dentro e ha lasciato un biglietto. Che cosa dici? Miei cari, ho dormito male stanotte, perciò non svegliate. Andate a fare una passeggiata. Il bambino vi farà vedere l'albero giapponese che io e lui abbiamo piantato ieri. O è stato oggi? Non ricordo, ma non ha importanza. Vi bacio tutti, miei cari. Ho preso le mie pillole. Perdonatemi fin da ora. 19 giugno 1985, ore 10:47, papà A. La passeggiata dovremmo farla prima che il tempo peggiori. Perdonatemi fin da ora. Ma che cosa vorrà dire? E perché questa precisione? Ore 10:47. Mamma, tu lo sai com'è lui. Com'è lui? Io direi che la sua tenerezza dovrebbe bastare a tutti voi fino alla fine. E lui resterà anche oltre. Com'è lui? Che cosa ho detto di sbagliato? E tu non hai un po' di comprensione e tenerezza per lui?
Va bene, Victor, ma perché deve fare sempre il bambino? Magari anch'io voglio fare la bambina. Vogliamo tante cose in questo mondo. Io voglio andare in Australia. E ora dovete raccogliere le ceneri, metterle in un bicchiere, riempirlo di vino e bere. E perché? Non lo so. Lo ha detto qualcuno. Così lo ricorderete fino alla morte. D'accordo, andiamo. Giulia, tu vieni con noi. Prendi il bambino e andiamo. Ho fatto un sogno l'altra notte. Andavo per le strade elemosinate. Mi sono svegliata e mi sono messa a piangere. Il bambino non è in casa. È andato avanti. So dove trovarlo. Di che albero giapponese si tratta? Lui e il bambino vanno pazzi per il Giappone. Che cosa c'entra il Giappone? Prima l'Australia, adesso il Giappone. Avete sentito stamattina? Gli ho portato sul caffè e ho messo la musica. Ma lui non la voleva sentire, la sua musica giapponese. Ha spento subito. Dice che lui e il bambino erano giapponesi in una vita precedente. Qualcuno dovrebbe insegnargli a vivere questa vita. Probabilmente è una sua esigenza interiore. Forse gli è più facile vivere così. Perché non trovo anch'io un modo per facilitarmi la vita? Non lo trovi? Ho l'impressione che tu non faccia altro che cercarlo, però. Comunque non ho ancora pensato a niente di così assurdo come l'Australia. Mio Dio, che senso ha tutto ciò? È assurdo. Io non lo capisco. L'Australia è assurdo. Assurdo.
sapessi. Alessandro,
Dio! Calma. No! Alexander! Maria! Lasciatelo stare! Che cosa gli fate? Non toccarlo tu! Alexander!
Perché, papà?